Mercoledì 18 marzo, sempre alla finestra, con tanto affetto per tutti voi, lo mettiamo qui, il cuore deve funzionare, gira poca gente. E allora noi ne approfittiamo per riprendere il terzo appuntamento sul diario di Etty Illesum. Questa volta ho legato il maestro Yoda qui alla lampada. E ho spiegato bene, sei vecchio, non devi uscire, c'è il coronavirus, c'è 200 anni almeno, e questo è l'invito mio anche per voi. Non uscite, stiamo a casa. Questo periodo assomiglia molto, qualcuno ha detto, a uno stress test. E in effetti è proprio così, ci mette alla prova. Ma noi dobbiamo saper essere creativi e superare la noia che ha un suo valore. È la noia che molto spesso ci spinge a inventarci le cose più strane e a fare anche cose diverse. E io penso che tutti quanti state facendo cose diverse. Allora, avvio il cronometro cercando di essere fedele a questi 10 minuti di tempo. Ecco, chiedo scusa, siamo in ritardo per la catechesi, ho avuto ieri qualche piccolo problemino, sono un po', diciamo, scivolato per le scale. Oggi ho portato con me anche la mia bellissima campana tibetana, questa tutti i viceparroci me la invidiano, serve per la consapevolezza, un giorno ve la faccio sentire. Ma torniamo alle cose più serie, Etty Illesum. Abbiamo visto la scorsa volta che ha incontrato e ha intrecciato un rapporto che diventa anche sentimentale con un maestro, Julius Speer. E attratta dalla sua libertà. Lei che è un gomitolo aggrovigliato, lei che si percepisce quando si ferma osservata da un caos che dal profondo dell'anima la interroga, la guarda e farà progressi enormi su questa libertà. E oggi vediamo proprio quali sono i punti che la spingono alla libertà, perché abbiamo la fortuna di trovarli scritti sul diario. Lei ha appuntato le parole liberatrici che Julius le suggeriva e che realmente l'hanno condotta in un cammino di grande libertà. Vediamo da dove ha iniziato questo maestro, magari un giorno lo facciamo anche noi. E vediamo cosa ci dice. Intanto una cosa semplicissima. Questo sconosciuto, questo signor Speer, dal viso complicato, ha compiuto miracoli in una settimana. Ginnastica, esercizi di respirazione, parole illuminanti e liberatrici sulle mie depressioni, sui miei rapporti con gli altri. Tre ingredienti, banali diremmo noi, semplici, ordinari, sempre a disposizione. Il fisico, ginnastica, la respirazione, questo a noi occidentali risulta strano, le insegna a respirare. E poi parole illuminanti. Noi partiamo dalle parole illuminanti per poi capire perché Speer invece è partito dalla ginnastica e dalla respirazione. C'è un motivo molto preciso. Ho detto che alle volte Etty nel diario scrive delle parole, come ad esempio scioltezza, fluidità, che hanno un valore spirituale, religioso, alle volte addirittura mistico, enorme. E lei le butta così. Noi poi le dobbiamo riordinare in un percorso spirituale che è anche nostro e per questo lo facciamo. Ma partiamo dalle parole liberatrici che lei stessa ha appuntato. La prima regola, chi riposa in se stesso, le dice Julius, non tiene conto del tempo, né tantomeno ne tiene conto un bambino. Una vera maturazione non può tenere conto del tempo. E lei commenta: queste parole sono per me di capitale importanza. Negli ultimi giorni sono diventate carne e sangue. Prima,
Avevo sempre l'incalzante sensazione di non aver mai tempo per nulla, almeno non per le piccole cose della vita, per il dentista o per il parrucchiere, e neanche per fare due passi, e non sempre per gli amici. I discorsi, gli interludi con gli amici e conoscenti mi davano sempre la sensazione burrascosa e spasmodica che andasse perduto il mio prezioso tempo. E per che cosa avevo bisogno di tutto quel tempo? Per il mio lavoro. Un concetto davvero mistico, perché non ne è venuto fuori molto, proprio per via dell'agitazione e della inquietudine interiore. Oggi pomeriggio ho lavorato tranquillamente al sole. Poi ci racconta di aver incontrato un'amica che di solito le dà noia. L'ho ascoltata per un po', addirittura con grande concentrazione e mostrandomi attenta a ciò che mi stava raccontando. E poi, quando lei se n'è andata, ho proseguito di nuovo, indisturbata. È solo un piccolo episodio, ma mi ha fatto percepire con chiarezza la nuova vitalità che scorre dentro di me. Adesso ho tempo per tutto, lavoro di più e più intensamente che mai. Spia è una persona preziosa, va trattata con riguardo. Questa è la prima regola. Un diverso rapporto con il tempo. Questo ci riguarda in questo periodo. È molto vicino a noi, penso, a tutti quanti noi. Siamo costretti in quarantena. Cosa si lega a questo diverso rapporto con il tempo? Lei dice quasi un tornare bambine, un gustare il tempo. Non aver paura di perdere tempo sempre in ogni caso. Si lega alla seconda regola. Non saper ascoltare, spazientirsi, è anche una mancanza di rispetto. Ciò che una persona racconta non va recepito solo come un fatto, ma anche come manifestazione del suo essere. Questa seconda regola, ecco, ci aiuta. Qui intuiamo che il maestro la sta conducendo su una via che è quasi di, potremmo dire, di contemplazione dell'altro. Non ascoltare solo quello che ti dice, ma l'essere che si manifesta attraverso ciò che ti dice. Le sta chiedendo un'ampiezza che generalmente lei non ha. Continua con la terza parola illuminante. Questa sarà fondamentale per Etty. Gli uomini sono in gran parte livellati, mancano di originalità, di creatività, appaiono noiosi, poco interessanti, quasi non fossero più degni di chiamarsi uomini. Ma basterebbe l'esistenza di un solo essere umano degno di questo nome per poter credere negli uomini, nell'umanità. Questa terza parola illuminante è fortissima. Ci troviamo nel 41, ricordiamo, un paese occupato, i nazisti. Etty si legherà con tutte le sue forze a questa parola quando si troverà nel campo di smistamento, quando il suo obiettivo sarà scoprire l'umanità che c'è anche sotto un nazista. Basta un tedesco vero per salvare i tedeschi. Sarà fortissimo e vedremo che non sono parole e teorie. Lei lo farà veramente. La prende sul serio. Le ultime due. Quando pensi che l'altro non ti consideri abbastanza, e ci capita a tutti, significa che gli sei legato. E per via di questo legame non sei indipendente. Quanto meno ti aspetti, quanto più ricevi. Etty era in conflitto con i genitori, grave conflitto, grande e giustificato. Quanto meno ti aspetti, quanto più ricevi. La sta spingendo alla libertà affettiva. Ultima, fondamentale. Ciò che attendiamo da un altro, dunque dall'esterno, lo abbiamo inconsciamente dentro di noi. Anziché attenderlo dall'esterno,
dobbiamo svilupparlo dentro di noi, acquistandone consapevolezza. La nostra campana tibetana. L'anima non ha legami temporali, è eterna. Bisogna sprofondare in essa, innalzarla alla coscienza, cioè svilupparsi. Queste le parole illuminanti, poi ce n'è ancora qualcun'altra, ma la vedremo in seguito, da cui Etty parte. Quest'ultima è chiarissima. Non aspettarti dall'esterno. Etty lavora con quello che hai in te. Vedremo dopo domani che Etty inizia subito. Leggeremo dei passi imbarazzanti che ci divertono sempre un sacco. Perché lei inizia esattamente da quello che ha dentro di sé. Dovrà scoprire la differenza tra ciò che è reale e ciò che è fantasia. Sarà un po' difficile anche, ma interessante. Non aspettarti dagli altri. C'è qualcosa dentro di te. Sprofondare in questa anima. Spear sta facendo scendere questa ragazza dalla testa all'anima, al cuore, dalla testa all'anima. E lei lo farà con tutte le sue forze. Questo è un invito per tutti noi. Concludo con un passo che ha scritto prima, ma che apposta vi leggo all'ultimo. Abbiamo tutti bisogno di maestri. Maestro Yoda ci fa bene un po' di ginnastica, anch'io mi cimento spesso. I maestri servono. Sentite cosa dice Etty dopo aver incontrato Julius. Per tutta la mia vita ho desiderato che qualcuno mi prendesse per mano e si occupasse di me. Qui leggiamo con profondità quello che dice quel papà un po' assente che non l'ha aiutata a fare i primi passi. Era anche l'epoca, probabilmente. Magari sembra una persona coraggiosa che fa tutto da sé, e invece mi abbandonerei così volentieri alle cure di un altro. E ora questo sconosciuto, questo signor Spear, dal viso complicato, ha compiuto miracoli in una settimana. Esercizi di respirazione, ginnastica, parole illuminanti e liberatrici sulle mie depressioni, sui miei rapporti con gli altri. All'improvviso ho cominciato a vivere in modo più libero e scorrevole. Quel senso di costipazione è sparito. Nella mia anima c'è un po' più di ordine e un po' più di pace. La pace. La pace è il fine di un cammino. Per il momento, questo ordine, questa pace, è ancora l'influenza della sua personalità magica. È lui a produrre questo effetto. Ma in futuro si formerà in base, una base nella mia psiche. Sarà un processo cosciente. Questo passo mi ha colpito. Lei prevede esattamente quello che accadrà. Da questa personalità che l'affascina, di cui si innamora, con cui ha anche una relazione, lo vedremo, che sviluppa in lei questa nuova energia, questo ordine che inizia a fare spazio nella sua vita e a creare nuovo spazio, un nuovo tempo, una qualità di tempo. Energie, spazio, ordine nuovi, pace. Sotto l'influenza di una personalità carismatica, diremmo noi oggi, lei dice magica, lei prevede che questo percorso, questo processo, avverrà un giorno autonomamente in lei, si strutturerà in lei, sarà in lei e nella sua libertà, nella sua consapevolezza. È fantastico, perché è esattamente quello che avviene. Spear, dopo poco più di un anno, morirà e lei farà da sola e ci riuscirà. E allora ci fermiamo qui. Prendete quello che vi può essere utile di questo discorso.
e noi ci vediamo tra qualche giorno per il nostro quarto appuntamento. Buona serata a tutti.